Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Burning Blood e sto cercando di avanzare in fretta in questa specie di tutorial perché voglio sbloccare tutte le modalità presenti in questo gioco per vedere cosa ci permette di fare e poi decidere come affrontare tutte le modalità di gioco. Quindi andiamo avanti col capitolo di Ruffy molto velocemente. L'ultima volta sono impazzita, o meglio 10 minuti fa sono impazzita per raggiungere questo requisito extra e sono stata molto felice di vedere che è servito a qualcosa effettivamente, ha sbloccato un nuovo capitolo. Ruffy affronta 3 ammiragli, ma non ha speranza contro di loro. Marco si trasforma in fenice per salvarlo. Ok? Fronteggiato da 3 ammiragli della marina, Ruffy perde le forze e crolla a terra, incapace di raggiungere il suo adorato fratello. Aokiji gli si avvicina per sferrare il colpo di grazia, ma Marco, che comanda la prima divisione dei pirati al seguito di Barba Bianca, usa le sue ali per arrestare le lame di ghiaccio. In realtà ha tirato un calcio, però è uguale. Un aiuto inatteso. Ok, ho imparato che iniziare con un attacco rompidifesa spesso è utile. Guardate che figo che è Marco. No vabbè. Non gli ho tolto tipo nulla, però la combo era di mezz'ora. Guardate che figata. Guardate. Proviamo a volare. Non ha volato. Ok, ok. Roger, ok. Fermi prima di insultarmi male nei commenti. Lo so, è uno Zoan, però molto probabilmente nel gioco è gestito come un Roger. Diventeremo incorporei e potremo schivare gli attacchi esattamente come Roger. Lo so che è uno Zoan, è una fenice. No. Perché lui mi fa così male però? Perché lui mi fa così male? Io 3 ore che lo picchiano e gli ho fatto un ciufolo! Dannazione! Cioè, non posso permettermi di sbagliare un colpo che con una combo mi secca male. Ecco, appunto, guarda quanto male! Divento fenice, non muore. Ah! Ma dai, ho già mezza vita, ma perché? Ma cosa mi rappresenta questa cosa? Non vedo. Non è giusto. Vai, bravo Marchino. Non gli hai tolto un K, però va bene così. Piglialo male. Ah, ok, l'ho preso. Cosa adoro questa cosa, è bellissimo Marco. Ok, lo sapevo che avrebbe funzionato. Sono un Roger pure io, me lo devo ricordare. C'è una combo di mezz'ora, non gli toglie niente. Basta. Tocca a me. Guardate quanto poco male. Dai che carichiamo la furia, voglio provare l'attacco speciale. Non morire proprio ora, non morire proprio. Cioè, un momento che non dovevi crepare e hai crepato. Aokiji, porca miseria, ne fai una giusta. No, voglio riprovare. Non posso, vabbè. Volevo farvi vedere l'attacco speciale di Marco, ma Aokiji è morto prima. E abbiamo sbloccato, ma ottimo, avete visto? Ottenere un evento extra ci ha permesso di sbloccare un personaggio più in fretta. Questa cosa mi piace un casino. Perché almeno hai perso tempo, ti sei arrabbiata, perché almeno io mi sono arrabbiata parecchio morendo 1000 volte in questo capitolo. Però hai sbloccato cose, è divertentissimo. Ok, i 3 ammiragli si rivelano troppo potenti per Ruffy, che prende una grave decisione e mette in gioco la sua vita. Ok, andiamo. L'intervento di Marco permette a Ruffy di sfuggire all'attacco di Aokiji. Un istante dopo, di fronte a Ruffy compare l'ammiraglio della marina Kizaru. L'ultima linea difensiva. Se non dite Kizaru, Kizaru, non va bene, si offende lui. Va chiamato proprio così. Quale faccia brutta, signor Kizaru? Perché ho 45 secondi? Che devo fare? Aia! Ah! Ma gli tolgo pochissimo! Maledetto Kizaru!
Lo sapevo, io devo fare in tempo anche questa. No, allora rincomincio, ragazzi. Aspetta, fermi tutti. Ok, ragazzi, ho già riavviato un paio di volte perché purtroppo c'è un cronometro, quindi ho brutti presentimenti. Userò la stessa tattica che ho usato prima, ovvero cercare di non gettare a terra il nemico, perché ci mette veramente tanto tempo ad alzarsi se lo buttiamo a terra. Quindi se appena posso fermo la combo a quel calcio volante, che così barcolla, ma vedete, non cade, e risparmiamo il tempo che ci metterebbe ad alzarsi. So che è noioso, ma è il modo che... l'unico modo che ho trovato per vincere anche prima era questo. Cannato. Dai, prendilo lì. Sei un dannatissimo essere, maledetto. Sì, uccidiamo quel cazzotto fiero. Yes. Così impari, Kidaru. È inutile che brontoli, hai perso. Ah. Eva-chan, dove sei? Ciao, Eva-chan! Eva-chan! そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは、エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。オザクだけの異性の塊。若く無様。そういうバカ好きだぜ。 Ok. Vediamo cosa abbiamo sbloccato facendo tutta sta fatica. Il ragazzo tenta di affrontare da solo il temibile ammiraglio, ma non resiste a lungo. Ruffy è sconfitto, ferito e incapace di rialzarsi, ma non si arrende, deve salvare Ace. Ruffy rivolge un'ultima richiesta a Ivankov. No, non ho sbloccato niente. Ecco, questo mi fa arrabbiare tanto. C'era un cronometro, Pattume. Forse se non avessi ucciso Kizaru in tempo avrei perso il capitolo. Forse, mi viene da pensare questo. Forse era obbligatorio farlo in tempo, ok. Però c'è scritto sopravvivi come prima. Ma facciamo finta di non averlo letto. La tensione ormonale rianima Ruffy. Mentre la battaglia in furia in piazza Oris, il ragazzo si lancia verso Ace. Ivankov somministra la tensione ormonale a Ruffy, che riesce così a rimettersi in piedi. Stanno cercando di uccidere Ace, di nuovo. Ruffy si lancia verso il patibolo. La tensione. Battaglia epica in piazza Oris. Quanto è lungo questo tutorial, però potevano farlo finire un filo, cioè almeno la parte tutorial, potevano farlo finire prima. Non il capitolo, è bello che sia lungo, è il tutorial che... è un po' troppo esteso. Monkey D. Luffy. Shimatta. Koitsura yankai da. Nisekumo.
Ah, hanno Sentomaru. Cosa fa Sentomaru? PV bonus. Ah, ottimo. Dopo aver sferrato un attacco normale, puoi proseguire con un attacco a distanza oppure con un rompidifesa. Sì, sai, gioco giusto da un paio d'ore, tipo, ormai l'ho capito. Ma non me le spiegare adesso, me le devi spiegare prima ste robe. Ormai le ho capite così, vivendo. Cioè, non ho parole. Vabbè, come ha fatto a non essere sbalzato indietro dal mio rompidifesa, scusate. Monolito! Non era quello. Questo era. Ok. Oltre agli attacchi a distanza rompi difesa, puoi utilizzare anche molte altre mosse. Quando controlli Ruffy, per esempio, puoi fare il Gatling e poi il Bazooka. Ok, sì. Infatti, gli attacchi speciali che abbiamo usato fino ad ora. Se è presente un nemico, puoi sferrare una varietà. Ok. Premi L2 o R2 per farti sostituire dal tuo alleato. Premi quadrato durante un cambio per eseguire un attacco. Ecco, questo non lo sapevo. Li subivo e basta nella demo queste cose. Cioè, se io faccio tipo così, non è successo niente. Premi L2 dopo aver lanciato un nemico per aria per sferrare una catena unità. Un nemico per aria? Come lo lancio il nemico per aria? Uso una catena unità per... Ok. La catena unità consuma la carica della barra fuori, allora non l'userò mai, perché dovrei fare una cosa del genere? Con Ivan compremi triangolo, quindi alle due, ok. Ok, figata, però se mi spreca una barra unità non è utile. Se subisci un attacco premi L2 o R2 per richiedere l'aiuto dell'alleato, ok, però ti spreca tutta la barra, mi pare. I soccorsi unità consumano 3 tacche, esatto, consumano un casino. Se non possiedi non potrai utilizzare. Quindi dovrò farmi colpire, vero? Aspettate. Colpiscimi! Dannato, colpiscimi! Ah, lui ha fatto... Però posso fare il contro soccorso unità. Questo l'avevo visto anche nella demo. Annullando tutto, ovviamente. Però vorrei capire la cosa del chiamo l'alleato e fa l'attacco. Perché non è vero. Ah, ok. Devo proprio farlo subito. Ok, ora devo subire un attacco. Ok. Va bene. Se l'avversario ti attacca con un soccorso unità, posso fare il contro quello che ho fatto prima, ragazzi. Se viene fuori il soccorso unità, io posso contrattaccare con un altro soccorso unità. Ho sbagliato. Vero? Ho sbagliato, esatto. Devo far attivare il suo soccorso unità, ok. Mamma mia, questo allenamento è incredibilmente lungo e fastidioso. Dai, chiama sto soccorso unità, maledetto. Carica sta barra e chiama il soccorso unità. Dai. Dannato coso. Subendo danni. Ok, carica pure subendo danni. Dai, veloce, carica sta barra, dannato. Carica sta barra, dannato. Cioè, dato che l'ha andata a me la barra in più, perché non l'ha andata pure a lui? Ok, ora ce l'ha carica. Chiama sto soccorso unità. Chiamalo. Ok. Che fatica. Bazooka. Posso ucciderle, basta ora. No, si è spostato. Voglio fare l'attacco speciale con Ivankov. Ah no, ma l'abbiamo visto l'attacco furia di Ivankov, sì. È quello del Deathwing della morte. Sì, l'abbiamo visto, ok. Oh yes, adoro questo cazzotto con rallentifiero. Se non c'è bisogno che mi fai la telecronaca, Orso, grazie. Va bene così. Vieni, Vachan. Yes. Vachan, ti ho chiamato perché devi fare danni, non perché li devi subire. Vachan, cosa mi combini, Vachan? Ok. Yes. Quanto è stato lungo questo allenamento. Inutile, tra l'altro. Tre quarti già li avevo capiti così, giocando. Boa Hancock, Shichibu Kai. San mio nome!
Hancock, per favore. Hancock, per favore. Un po' di dignità, signorina Imperatrice Kusa. Stiamo praticamente facendo una strada alternativa rispetto a quella che avremmo dovuto fare dritta. Guardate, nella mappa c'è anche Odr, non l'avevo notato, l'ho visto solo ora. Ha! Che carino. Allora, Ruffy grida verso Ace con tutte le sue forze. I presenti assistono al risveglio del suo Aoshuku. Aoshuku. Del suo Aki. Andiamo. Joe e Marco cadono sotto gli occhi di Ruffy, mentre il corpo di Barba Bianca viene martoriato dagli attacchi coordinati della Marina. Ma la sua volontà non vacilla. Non posso morire prima di aver assicurato un futuro radioso a tutti i miei figli. Fermate l'esecuzione. Mirai ga mitakeria. Ima sugu ni misete yaru zo, Shirohige. Yare! Esa! Miro, Shirohige! Yamero! Cioè, è diventato Super Saiyan veramente stavolta, però, ragazzi. L'animazione è quella. Ok, non ho capito la pronuncia, comunque. Se ne è mangiato metà di quella parola. Magica! I guerrieri sul campo di battaglia vengono sopraffatti dall'Aoshoku inavvertitamente sprigionato da Ruffy. Barba Bianca lancia un grido. Amici miei! Ricorrete a tutte le forze rimaste per aiutare Ruffy, il cappello di paglia. Quanto sei bello, Ivanko. Ci si rincontra, caro del mio mio, che non c'è il cronometro, che bello. Basta, tutorial! In questa battaglia riceverai il supporto di Das Barnes, noto anche come Mr. One, un ufficiale al servizio di Crocodile. Incrementerà la potenza dei tuoi attacchi quando attivi la furia, ok. Sì, ragazzi, non sto a leggere tutto un tutorial, cioè, voglio dire, a una certa, eh. Basta. Ma perché non riesco a concatenare il Gatling efficacemente con le mie combo? Non è giusto. Scusami, io ho rotto il tuo bel faccino. Quindi questo sarebbe uno di quelli passivi che si attiva in automatico quando io attivo la furia, ok. Perché questo scontro è stato estremamente semplice rispetto agli altri? Crocodile, ima mushi no idokoro ga wari nda. No, volevo usare Crocoboy. Peccato. Ok, Mr. One, mi piace di più chiamarlo Mr. One. La pronuncia di quel nome non la so. Ok, capitolo extra, perfetto. Crocoboy. Va bene ragazzi, nel prossimo episodio useremo Crocoboy. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel commento con le vostre impressioni, lasciate un like al video ed iscrivetevi al canale. Come sempre vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!